Ciao a tutti amici due laghi, oggi continueremo a parlarvi della pesca della trota in laghetto, però ci soffermeremo sulla pesca della tecnica piombino. La pesca piombino è specificatamente utilizzata in campo agonistico quando la trota è particolarmente attiva, veloce e vorace. In alternativa è utilizzata anche quando staziona negli strati più bassi, quindi quasi rasenti al fondale. La pesca piombino utilizza questo tipo di minuteria che sono piombini, nient'altro che piombi di dimensioni e di volumetrie variabili, come in questo caso più corti e compatti, mentre ci sono delle forme slim allungate e cambiano, anche se lo peso specifico è lo stesso, cambiano la discesa. Ovviamente più attrito fanno in acqua, più scendono lentamente, più meno attrito fanno in acqua, più scendono velocemente. Perché è utilizzata quando magari c'è una partenza in gara, quando la trota è veloce, attiva e non c'è bisogno di fare delle accortezze particolari per pescarla? Perché ovviamente, essendo una calata veloce come quella del piombo, l'esca dovrà essere sostenuta con un recupero abbondante e veloce, quindi le trote apatiche non andranno dietro un'esca che viene via veloce, mentre quelle attive sì, lo faranno, e avrà un maggior vantaggio in termini di tempo. Ovviamente coprendo più volume d'acqua con un recupero veloce avrà maggiore successo, perché avremo più possibilità di pescare trote nel breve tempo. Quindi in campo agonistico ovviamente è una cosa fondamentale. Mettiamo caso si utilizzi nella montatura un piombino come in questo caso qua di 3 grammi con una forma molto compatta. 3 grammi ovviamente dovremo abbinarlo a una canna leggera, una canna che magari in alternativa utilizziamo a vetrino a pari grammatura. Utilizzeremo magari vetrina a 3 grammi, in questo caso qua utilizzeremo un piombino a 3 grammi, avremo un potere di lancio pari a 3 grammi, però comunque la velocità di calata dell'esca sarà molto veloce. Questa è un'alternativa, come ho detto prima, oltre a per ricercare la trota in partenza o in caso in cui mangi, quelle poche volte che succede, mangi voracemente, avendo una veloce calata in acqua andremo a ricercare anche, magari facendo una ricerca, trote che invece sono apatiche ma che stazionano nello strato più profondo dell'acqua. Quindi avendo una calata veloce avremo il minor tempo necessario per arrivare al fondo e avremo via con recupero, utilizzando un piombino a 3 grammi, strisciando o andando poco distanti dal fondo. Ci sono altri tipi di accessori utilizzati nella trota lago per quando il pesce è in questa condizione, ovvero che staziona rasente al fondo, oltre che l'utilizzo di piombini che ci sono di varie forme, come ho detto prima, slim o un pochino più corposi, oppure fatti come in questo caso qua farfallina, che nella discesa procura anche delle vibrazioni che impartisce all'esca, quindi dà un maggior movimento. In alternativa si utilizzano dei Tiger, che sono delle bombarde come in questo caso qua, con un grado di affondabilità veramente, veramente veloce, e che tendono a restare rasenti a terra, quindi nella ricerca della trota a terra, al fondo. Tiger, oppure, che ho sempre utilizzato anch'io, i saltarelli. Anche questo caso qua non è nient'altro che una via di mezzo tra una bombarda e un piombino. È un pezzo di piombo, immaginatevi questo, allungato da un'asticella che serve solamente per essere tesa rispetto al filo, non aggravare sul lancio magari possibili intrecci del filo, però la funzionalità è la solita. Il saltarello si è sempre utilizzato per la ricerca della trota veloce e della ricerca della trota rasente al fondo. Quindi tanta minuteria che bene o male è la solita, però viene leggermente modificata in base all'assetto di pesca. Piombini semplici che si possono anche fare delle corone, quindi succedere a dei piombini altri piombini magari staccati da un tubetto di gomma, come quelli utilizzati per il fermo del galleggiante. Si possono fare delle coroncine per appesantire ulteriormente l'esca e velocizzare la discesa in acqua, oppure delle utensilerie, delle minuterie intermedie, come può essere il saltarello, che ora si vede raramente in giro, però si è sempre utilizzato in campo agonistico. Saltarelli che ci sono anche di questo caso qua. Ora in questo caso qua si vede meglio, proprio che è formato nient'altro da un piombo abbinato a una cannuccia. Quindi l'evoluzione è questa: piombino, saltarello e bombarda. Un'altra alternativa per la ricerca della trota rasente al fondo, oltre all'utilizzo di piombini, bombarde o saltarelli, si possono utilizzare anche delle corone formate da olivette di montagna, che questo piombo di forma allungata con una striscia in mezzo classica dei piombini, degli spaccati, che si può stringere anche solo con la pressione delle dita e fare delle corone di grammature differenti. Ora questa è un'olivetta abbastanza importante, perché questa è un grammo, è già un grammo solo questo, a fare delle corone magari da 5-6 olivette equidistanti, e anche queste qua
agevoleranno la calata veloce delle esche in acqua e la ricerca del pesce sul fondo. Un altro utilizzo del piombino nella pesca da trotalago è abbinarlo ad un galleggiante in due maniere. Una maniera si può tarare semplicemente il galleggiante con un piombino di tale grammatura, quindi abbinare un piombino da 2 grammi a un galleggiante di 2 grammi. In questa caso qua potremmo fare anche una pesca poco dinamica, stazionaria, e lasciare che il piombino raggiunga la verticalità del galleggiante e pescare con un recupero leggero. In alternativa, come spesso faccio io, è sovratarare il galleggiante utilizzando il piombino di grammatura maggiore. In questo caso qua succede una cosa importante nella pesca di trotalago, ovvero che la distanza tra piombino e galleggiante ci indicherà che la profondità a cui stiamo pescando è corretta. Qualora noi rallentassimo il recupero e il galleggiante, essendo sovratarato, andrà ad affondare, vuol dire che stiamo superando la profondità, la distanza tra piombino e galleggiante. Questa è una cosa importante, perché andando a variare la distanza piombino-galleggiante, noi potremo sondare varie stratificazioni d'acqua e il galleggiante diventerà solo un segnalatore più che di abboccata, perché avremo sempre il contatto diretto con l'esca con recupero, avremo un segnalatore di profondità. Ora andiamo a realizzare qualche tipo di montatura partendo dall'abbinamento piombino e galleggiante, semplicemente galleggiante lenza madre, piombino, salvanodo, girella, a cui andrà legato un finale che anche lì a discrezione della tipologia di pesca che si va a fare sarà più o meno lungo. Nella ricerca, nella velocità, possiamo utilizzare anche un finale abbastanza corto, io utilizzo un 40-50 cm. Mentre nella ricerca, nella trota svogliata eccetera, andremo a allungare il finale superando anche il metro di svolazzo. Allora, andiamo a vedere nello specifico la montatura con l'utilizzo del piombino, la semplice montatura che vedrà il piombino inserito sulla lenza madre, seguirà un gomino salvanodo e la legatura alla girella, che ricordo l'utilizzo della girella tripla, questo perché consentirà e darà una rotazione all'esca continua anche nella fase di stop del recupero. L'esca continuerà a ruotare ed insieme allo sbacchettamento, quindi l'azione classica delle canne da striscio che utilizzano il vettino solido per poter impartire continuamente delle vibrazioni all'esca, queste due cose, questo binomio di azione di canna e rotazione grazie alla girella, darà un movimento all'esca, delle vibrazioni che stimolerà la voracità della trota. Allora, la lenza semplicemente eseguita in questa maniera, quindi piombino salvanodo, girella tripla. Come detto prima, con il recupero lento, comunque aspettando, contando dei secondi, ricercando la trota in profondità, questa avrà un calamento veloce a cui seguirà il finale, arriverà o rasente al suolo oppure leggermente staccati, e lo sbacchettamento seguirà il finale e si pescherà parallelamente al fondo. In caso contrario, quindi come abbiamo detto prima, nelle partenze in cui le trote sono particolarmente voraci, la lenza caerà in acqua, si continuerà uno sbacchetto e lo sbacchettamento, il piombino seguirà l'esca e non si arriverà rasente al fondo, ma mantenendo il recupero veloce il piombino sarà staccato dal suolo e con un recupero veloce manterrà la profondità. L'alternativa al piombino, anche se il principio è identico, è l'utilizzo del saltarello con la stessa montatura, che avendo una deriva allungata comunque manterrà l'assetto, lenza madre e richiamo della punta della canna in questa maniera qua rispetto al piombino, che rimane ovviamente più parallela al fondo, mentre in questo caso qua si richiamerà la deriva, il piombino punterà sempre in terra e il richiamo veloce potrà anche mantenere una superficialità dell'esca, mentre un richiamo lento, lasciando affondare aspettando secondi, manterrà questo tipo di movimento vibrando la canna e l'esca parallela al fondo, seguendo grazie alla deriva tutta la lenza madre, quindi l'angolazione diciamo del filo punta della canna rispetto a girella. In questo caso qua abbiamo una montatura a galleggiante e piombino in maniera sovratarata, ovvero girella tripla, un piombino di 4 grammi e un galleggiante tipico della pesca trotalago di 2 grammi. In questo caso qua, solo con un recupero sostenuto, si vedrà visivamente il galleggiante fuori dall'acqua.
mentre in caso si rallenti il recupero, il galleggiante, ovviamente essendo sovratarato, andrà ad affondare. In questo caso qua la distanza galleggiante-piombino ci indicherà la profondità a cui stiamo recuperando l'esca, quindi sostenendo, e il rapporto di recupero sarà dato dal peso del piombino, quindi più è pesante il piombino più recupereremo veloce, più leggero il piombino più recupereremo lenti, però con il recupero costante noi, grazie alla vista, a vedere diciamo direttamente il galleggiante, sapremo che stiamo pescando correttamente a quella determinata profondità. Quindi si recupererà il galleggiante, il piombino seguirà, lasciando fermo, rallentando il recupero, affonderà il galleggiante, richiamandolo e ritornando a vederlo si saprà che stiamo pescando correttamente a quella distanza. Variandola potremo pescare in tutte le stratificazioni d'acqua. Il galleggiante non sarà più un avvisatore di abboccata, ma sarà solo un avvisatore di profondità, ovvero che stiamo pescando ad una determinata e precisa profondità. Questo in campo agonistico aiuta parecchio e può essere applicato diciamo un po' per tutte le occasioni. Altra alternativa per la ricerca del pesce in profondità o del pesce attivo è la formazione di una corona grazie all'applicazione di questo livello di montagna sulla lenza madre. Sono dei piombini allungati, spaccati, che vengono fissati ovviamente stringendoli, e potranno essere composti e la lenza potrà essere modulata aggiungendone e variandone l'assetto e il peso. In questo caso qua è una lenza equidistante, sono già olivette abbastanza pesanti perché ogni olivetta ha 1,5 grammi, quindi qua siamo già a 6 grammi di piombatura, e il principio è quello della catenella. Quindi una ricerca del pesce in profondità o veloce con il richiamo costante di questa catena di piombini che manterrà un assetto di questo tipo qua sul recupero, simile alle corone che si fanno anche nella pesca della trota in torrente. Ragazzi, con quest'ultima montatura si conclude il video di oggi. Un ringraziamento speciale va all'utente Rocco Ginni, che ha commentato il video della pesca trota a lago, il primo video che abbiamo fatto dove peschiamo a vetrina bombarda, facendoci una richiesta specifica dell'utilizzo del piombino. Cogliamo l'occasione per invitarvi a commentare i nostri video facendoci delle richieste più specifiche degli argomenti che poi vorrete vedere trattati sul nostro canale. Vi invitiamo a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati sui nostri prossimi video, e come sempre un saluto a Fishing School. Ciao ragazzi!